Cari fratelli e sorelle, oggi desidero condividere con voi una storia che ha toccato profondamente non solo il mio cuore, ma anche quello di molti altri. Una storia che testimonia ancora una volta la grandezza della nostra esistenza e la necessità per ognuno di noi di trovare un senso più alto alla nostra esistenza. Perché le nostre vite hanno uno scopo e fanno parte del grande disegno di Dio. Molti di noi a volte nutrono dubbi sulla realtà della vita dopo la morte e sul senso della nostra esistenza sulla Terra. Questo perché viviamo in un mondo sempre più materialista, dove qualsiasi riferimento alla trascendenza è deriso e accantonato. Ma non dobbiamo farci scoraggiare dal pensiero dominante, perché tutto ciò che Cristo ha promesso è reale, e oggi sempre più testimonianze sembrano confermare questa grande verità che non deve essere più nascosta. Quella che vi sto per raccontare è una storia che fa riflettere sulla grandezza e la misericordia del nostro Signore e sulla promessa del paradiso eterno che attende tutti noi. È una storia realmente accaduta e che ha cambiato la vita di tutti coloro che hanno partecipato a questi straordinari eventi. Questa è la storia di Tina Hines, una donna come tante, ma con una testimonianza straordinaria. Era una giornata come tante altre nel febbraio del 2018. Tina, con il sole che splendeva e l'aria fresca sul viso, si stava preparando per una passeggiata, forse per riflettere o semplicemente per godersi la bellezza della natura. Ma il destino, in quel momento, aveva deciso di mostrare il suo volto inaspettato. Mentre legava le sue scarpe e si preparava ad uscire, Tina ha subito un attacco cardiaco devastante. Il suo cuore, quella pompa vitale che aveva battuto ininterrottamente per anni, si è fermato. E per ben 27 minuti, Tina ha attraversato il confine tra la vita e la morte. Ma cosa ha visto Tina in quei 27 minuti? Quali misteri le sono stati svelati mentre il suo corpo giaceva inerte? Mentre il tempo sembrava essersi fermato per tutti noi, per Tina era un viaggio nell'ignoto. Dopo essere stata rianimata 6 volte, un vero miracolo in sé, durante il tragitto verso l'ospedale, Tina ha finalmente aperto gli occhi. E la prima cosa che ha fatto, con una forza che pochi avrebbero in un momento simile, è stata chiedere una penna e un foglio. Con mani tremanti e una scrittura quasi illeggibile, ha scritto 2 parole che avrebbero cambiato la vita di molti. È reale. Quando le è stato chiesto cosa intendesse, con uno sguardo profondo e pieno di significato, Tina ha semplicemente indicato il cielo. Ha parlato di un'esperienza indescrivibile, dicendo: «Era così reale, i colori erano così vividi». Ha raccontato di aver visto una figura luminosa, piena d'amore e di pace, che credeva fosse Gesù. In un mondo dominato dalla scienza e dalla logica, molti potrebbero chiedersi: come possiamo essere sicuri che ciò che Tina ha visto fosse reale? Ma la fede, miei cari, non si basa su prove tangibili. La fede è una convinzione profonda, un legame con l'invisibile. E la storia di Tina serve come promemoria che esistono, sono realtà al di là della nostra comprensione terrena. Non tutto può essere spiegato dalle attuali conoscenze, ma in cuor nostro sappiamo che qualcosa di straordinario è accaduto a Tina, qualcosa che prima o poi ognuno di noi sperimenterà. Gli scienziati hanno cercato di spiegare le esperienze di premorte come quella di Tina. Alcuni teorizzano che queste visioni possano essere il risultato di un aumento dell'attività cerebrale poco prima della morte. Ma indipendentemente dalle spiegazioni scientifiche, la verità è che la fede trascende la scienza. La fede dà speranza, dà forza e dà la certezza che c'è un disegno divino più grande di noi. La storia di Tina insegna che la morte non è la fine, ma piuttosto un nuovo inizio, un passaggio verso un regno di pace e amore eterno. Ricorda che Gesù è sempre con noi, anche nei momenti più bui, e offre la speranza che un giorno, anche noi, vedremo il suo volto e cammineremo con lui nel paradiso.
Quindi, mentre riflettiamo sulla storia di Tina, ricordiamoci di tenere viva la nostra fede, di ricordare che Gesù è sempre con noi, che ama incondizionatamente e che sta aspettando a tutti noi. E ricordiamoci che, anche nei momenti più difficili, c'è sempre speranza. La storia di Tina Hines è un promemoria potente e toccante della realtà del paradiso e della presenza costante di Gesù nelle nostre vite. Che possiamo tutti trovare conforto e speranza nella sua testimonianza e rafforzare la nostra fede nel Signore. Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate e non dimenticate di iscrivervi al canale per non perdervi i nuovi video e entrare a far parte della comunità di fede e preghiera. Che Dio vi benedica.